Ciao amici delle fate, bentrovati! Come state? Passate bene le feste? Spero che il 2017 sia iniziato alla grande. Noi contribuiamo a renderlo fatato con il primo tutorial dell'anno. Umana, ma non ti vergogni! Il primo tutorial dell'anno dovevi pubblicarlo almeno 3 settimane fa! Lo so, hai ragione pure tu, però non sono stata bene e sono tantissimo indietro con il lavoro per la fiera. Quale Come quale? Miniature Italia, la fiera di miniature. fiera? Ah, già! Ci andiamo ogni anno. Va bene, lavora, va? Eh sì, che lavoro. Per chi vuol saperne di più sulla fiera o vuol venirci a trovare, vi lascio il link nell'info box qui sotto, dove trovate la lista degli espositori, l'indirizzo e gli orari. Insomma, tutte le informazioni per venirci a trovare. Nel frattempo che la pallina di neve che sarà la base della nostra fatina in precottura, sto modellando il volto. Questa tonalità così chiara, adatta a una fatina d'inverno, l'ho ottenuta miscelando una parte di scalpi Living Doll nella tonalità light e una parte di Fimo Professional bianco. Ho dato colore al volto prima di infornare direttamente sulla pasta cruda e ho utilizzato i miei colori per pasta sintetica autoprodotti. Se volete sapere come si realizzano, cliccate qui sul video in alto a destra. La mia videocamera non è riuscita a metterlo bene a fuoco, ma questo è un filo sottilissimo di pasta sintetica nera che vado ad inserire nella fessura delle palpebre. Le sopracciglia invece le ho dipinte con i colori che vi ho mostrato prima. Intanto che il volto è in precottura, inizio a pensare al vestitino che sarà tutto in pasta sintetica bianca. Ho appena accennato il busto che ora vado a vestire.
i capelli li ricavo da un cordoncino in viscosa. E li vado ad attaccare alla testa, sulla quale ho steso un velo leggerissimo di colla vinilica a presa rapida. Poi preparo la cuffietta, sempre in pasta sintetica, perché i sarti delle fate non usano mica solo la stoffa. Sì, ma prima ci hai messo un po' di pasta sintetica liquida. L'ho vista io. Ah, giusto, dimenticavo, per far aderire la pasta. Grazie, coniglietto. Prego. Per il retro della cuffietta ho utilizzato della pasta sintetica traslucida. Volevo rendere la stoffa più leggera e vaporosa e creare un contrasto con la parte anteriore. Ho aggiunto poi un po' di scalpi Bacon Bond, che è la colla termoindurente, sia sulla sfera che sul collo del corpo della fatina. Dopo aver inserito il volto, ho iniziato a modellare il braccio. Dopo un'altra breve precottura, aggiungo un po' di pasta per modellare la spalla. E accenno anche l'altro braccio. Poi faccio una nuova precottura. Di nuovo un po' di scalpi Bacon Bond per far ben aderire dell'altra pasta sintetica bianca che servirà per iniziare a modellare la gonna. Ho ricavato 3 petali da una sfoglia di pasta sintetica traslucida per aggiungere un po' di leggerezza alla gonna. Posso finalmente fare la cottura finale. Ho già fatto un tutorial su come si realizzano queste ali, trovate il link in alto a destra. Con il mini trapano ho realizzato i fori per le ali.
Ma prima di inserirle ho disegnato la neve con dell'acrilico bianco sulla cuffietta e sui petali. Le piume che ho aggiunto alle ali sono state spontaneamente donate dagli uccellini e queste sono le uniche piume amate dalle fate. Ecco, la nostra fatina è nata e dorme leggera come un fiocco. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Se questo vi è piaciuto e volete supportare il mio lavoro, mettete un pollice in su, commentate e condividete. Grazie, grazie a tutti per il supporto e grazie per la visione. Ciao!